Ben ritrovati con le news dalla comunità di Primiero, ultima edizione prima della pausa estiva. In questo appuntamento vi parliamo di montagna, quale sarà il futuro della nostra montagna, qual è il futuro dell'allevamento e soprattutto dei nostri territori. Lo facciamo con Emanuele Confortin, documentarista e giornalista che ha girato anche nel nostro territorio i documentari Venia in Magavene Giotta e Diga, ma anche Himalaya. Ai nostri microfoni dunque il regista e di seguito il commissario della comunità di Primiero, Roberto Pradel, che ha sostenuto quest'opera importante per l'intero territorio. Kinnor Himalaya è un progetto documentaristico che ho realizzato in India, nell'Himalaya indiano, al confine con il Tibet, e ha a che fare con una popolazione tribale di questo territorio. Vivono in relazione alla natura e sono comunità agropastorali di sussistenza che hanno conosciuto da un ventennio a questa parte l'economia delle mele, che ha cambiato completamente le regole di vita a cui erano abituati da secoli. Allo stesso modo, e quindi qui c'è un legame con le storie che mi hanno portato nel Primiero, i lavori Venia e Diga vanno a guardare appunto la convivenza tra nuove generazioni di pastori o di maiali, allevatori, che vogliono prendere il testimone di una tradizione antica ma lo devono applicare a una realtà, a un contesto globale. Il mio rapporto con il Primiero è antico, se vogliamo, almeno per quanto riguarda la mia vita. Da bambino ho conosciuto e ho iniziato ad amare la montagna nelle Pali di San Martino in Val Venegia. Arrivavo con i miei genitori e all'inizio della valle, sul Travignolo, avevamo una posizione con il camper e lì ho conosciuto la montagna. Per Venia, quando sono arrivato in testa alla Val Venegia e ho visto questa malga che da un po' di anni non vedevo, e quindi è stato un ritorno di fiamma alla mia giovinezza. E con Diga c'è quel 10 ottobre, quando è arrivata la nevicata in Rolle, e loro erano lì e ho visto Renato Baldessari che scendeva con le pecore in mezzo alla neve, più alta delle pecore. È stata un'immagine, per me era di un altro tempo. La bellezza che noi vediamo quando passeggiamo in queste splendide montagne è un dono che ci viene lasciato da chi mantiene il territorio attraverso l'agricoltura, attraverso la pastorizia, quindi pascolando gli animali e ad esempio tenendo l'erba tagliata o comunque corta, altrimenti crescerebbe e sarebbe fuori controllo. E ho notato un attaccamento al territorio molto forte, molto genuino e importante, che fa sperare per il futuro. Due cortometraggi, due facce diverse della stessa medaglia, ovvero della vita dei pastori, degli agricoltori in montagna, dell'alpeggio, di coloro che amano la montagna, non vogliono vivere con gli animali in montagna per ricavare reddito, per poter vivere, continuare a vivere come facevano i nostri vecchi, i nostri anziani da ormai tantissime generazioni. Due documentari che molto volentieri, fin da subito, abbiamo sostenuto assieme alla comunità di Fiemme, proprio per le motivazioni che sono quelle di dare dignità, valore a coloro i quali vogliono portare avanti la tradizione, vogliono avere reddito in valli che chiaramente vanno nella direzione di una decrescita della natalità, vanno nella direzione di un eventuale spopolamento se non vi è reddito, possibilità di lavoro, e quindi l'agricoltura, la zootecnia, i piccoli allevatori fanno una funzione duplice, danno possibilità lavorative, economiche, di sviluppo al nostro territorio, ma rendono anche il nostro territorio appetibile, bello, gradevole, pulito per i turisti, ma non solo per i turisti, anche per noi stessi che ci viviamo giorno dopo giorno. Per cui molto volentieri abbiamo sostenuto in maniera importante questi due cortometraggi, e per le stesse motivazioni per cui uno di questi ha vinto due premi al Film Festival della Montagna, siamo qui oggi a presentare in anteprima a Primiero queste proiezioni. Il mondo dell'agricoltura e dell'allevamento è un tassello importantissimo per il sistema Primiero, assieme ad altri, assieme al turismo, non potendo esserci a Primiero un sistema industriale di grandi insediamenti produttivi, è giusto ed è logico che gli agricoltori, le giovani famiglie possano aspirare e continuare a vivere in questi territori per dare prospettiva futura, economica, sociale e
di integrazione con tutti gli altri sistemi economici e con le altre possibilità che il nostro sistema dà di poter vivere. Ci saranno famiglie nuove in futuro che vengono a Primiero per la scelta di qualità, di vita, dell'ambiente, e l'agricoltura può dare e deve essere sostenuta perché possa continuare a mantenere il territorio, a creare produttività, a vivere e far vivere le nostre comunità. Partendo dal documentario Venia, proiettato a Primiero e girato proprio a Malgavenne-Giota, ne approfittiamo per fare il punto sulla situazione dell'allevamento e dell'agricoltura locale con il presidente degli allevatori di Primiero, Giacomo Brock, e di seguito parliamo di montagna, dopo Vaia, con la SAT e il presidente Riccardo De Bertolis. Essere allevatori oggi è sicuramente portare avanti una tradizione, fare economia, mantenere un territorio, per cui secondo me è uno degli anelli oggi sicuramente importanti per i nostri territori, non Primiero solo chiaramente, ma l'arco alpino oggi ha bisogno del nostro settore, perché è un settore che, come ho detto, garantisce stabilità sul territorio. Ne sono l'esempio le malghe. Cosa significano le malghe monticate o le malghe che sono, ahimè, in giro, che non sono più pascolate? Un settore però vitale rispetto a anni fa, un settore che va avanti, abbiamo tanti giovani. L'esempio di questo documentario è estremamente interessante perché narra comunque la storia di due famiglie che hanno una storia alle spalle ma che hanno anche un futuro. Allora, diciamo che di allevatori, chiamiamoli professionisti, saremo circa una cinquantina. Questi gravitano quasi tutti sul caseificio, se non tutti sul caseificio, perché il caseificio è l'elemento trainante da anni del nostro settore. Trainante perché dà reddito alle aziende, ma dà anche visibilità al nostro settore con un prodotto sicuramente eccezionale. Gli hobbisti ci sono forse più importanti dei professionisti, perché fanno un intervento, un lavoro sul territorio che magari non si nota, perché curano le zone più marginali, più piccole, però estremamente importanti. Oggi sappiamo che sono messi a dura prova, perché abbiamo il problema del futuro, i grandi carnivori, non ci dobbiamo nascondere, ed oggi sono gli hobbisti soprattutto i primi in difficoltà. Oggi viviamo una situazione che qualche azienda ha chiuso, e gli animali non vanno più al pascolo, le pecore, le capre che in questa stagione pascolano le zone limitrofe ai paesi, però scomode, non escono perché il pericolo è altissimo. Ci sono diversi allevatori che gli animali giovani non li portano più in malga, per cui i sintomi sono estremamente preoccupanti. Quello che abbiamo chiesto alla provincia è un intervento, però un intervento che deve essere veloce, perché parlare di progetti fra 2 o 3 anni si perde tantissimo. Mi sono permesso di chiedere al presidente della provincia che faccia un giro nelle zone nostre di confine, che veda cosa è successo, dove c'è stato l'abbandono della zootecnia, e vediamo fra 20 anni, se succede quella cosa là, il problema che abbiamo detto sì, il problema c'era, però risolviamolo presto. Tanti lavori sono già stati fatti. C'è una zona che deve essere ancora sistemata, e si tratta della zona qui a ovest, che è la zona del Bedolè, che è stata una delle più colpite. Però adesso in previsione c'è la possibilità anche di eventualmente rifare certi sentieri che sono stati distrutti comunque dall'abbattimento di tutti gli alberi. Tanti altri sentieri che aveva subito solo delle interruzioni per l'abbattimento delle piante sono stati riaperti, in parte da noi come sezione, in parte anche da altre squadre della comunità e dei vari comuni del territorio. E noi proviamo anche a stimolare anche le persone, soprattutto su quello che riguarda la gestione della nostra rete sentieristica, che è molto sviluppata perché supera addirittura i 300 chilometri. Ogni anno devono essere fatti dei sopralluoghi per la verifica della situazione dei sentieri, e difatti adesso il mese di giugno, considerando che anche sulle alte quote c'è ancora un po' di neve, comunque è il periodo migliore per andare a fare i sopralluoghi, e dopo, in base anche a come verranno effettuate le risultanze di questi sopralluoghi, si inizierà a intervenire con le nostre squadre di volontari organizzati seduta stante, poi in base anche alle disponibilità di tutti i volontari, diciamo.
Come sezione di Primiero siamo oltre 500 soci. L'attività che svolgiamo, promuoviamo delle gite, facciamo molte attività con le scuole, che è molto gratificante perché andiamo nelle scuole elementari, in terza e quarta elementare, e quindi imparano anche loro, non so, magari ad appassionarsi al territorio, come si segna un sentiero, eccetera. Io spero che, bene o male, si ripeta un po' la situazione dell'anno scorso anche per quanto riguarda la situazione sicurezza per la pandemia e così. Per le maglie ovviamente i nostri sentieri sono di accesso, oltre alle strade forestali, anche alle varie maglie che ci sono sul territorio. Rifugi qui ce ne sono 5, 2 sono della SAT di Trento praticamente, gli altri invece sono di altri CAI, Treviso e Venezia. Approfitto per fare proprio sollecito anche, perché noi siamo in scadenza come consiglio direttivo, dovevamo fare le votazioni novembre scorso, non è stato possibile effettuarle, il CAI nazionale ha fatto una proroga per i direttivi in scadenza di un anno, però a breve dovremo convocare un'assemblea, quindi ai nostri soci invito a candidarsi e rendersi disponibile anche per entrare in un nuovo consiglio direttivo che verrà poi il risultato dalle nuove elezioni. È davvero tutto anche per questo TG della comunità di Primiero. Come al solito un ringraziamento al nostro cameraman Stefano Marletta, alla post-produzione e al coordinamento di Gianangelo Pistoia. Noi ci rivediamo a settembre, a voi tutti l'augurio di una buona estate.